Riflessione a favore del complottismo. Critica l'atteggiamento anticomplottistico radicale. L'individuo comune, in genere, è uno spettatore esterno ai cosiddetti fatti. La conoscenza degli eventi che accadono nel mondo è mediata dai mezzi di informazione. Dunque vi è intermediazione tra le persone e la conoscenza degli avvenimenti. Per questo motivo non c'è alcuna giustificazione razionale nel credere acriticamente alla versione ufficiale dei fatti, soprattutto quando in esse non sono ben spiegate tutte le dinamiche inerenti agli eventi che descrivono, o addirittura quando manifestano incongruenze e assurdità. L'elemento essenziale di cui dovremmo tener conto per giudicare una qualunque descrizione dei fatti è la sua coerenza. Solo quando essa risulta coerente e non presenta dubbi e incertezze è legittimo reputarla credibile e plausibile. E per ritenerla tale occorre analizzarla e confrontarla con tutte le altre versioni, ufficiali e non ufficiali. Purtroppo il fatto che nelle Costituzioni sia affermato il dovere da parte del governo e delle istituzioni di garantire la giustizia, l'onestà e la legalità non è sufficiente a garantire l'applicazione di ciò che esse sanciscono. Ciò dipende anche dalla complessa intermediazione dei vari apparati attraverso cui si costituisce lo Stato: lobbies di potere, massoneria, servizi segreti capaci di falsificare documenti ed elementi di vario tipo. Corruzione dilagante in politica, clientelismo, nepotismo e l'incompetenza lavorativa che può facilmente conseguirne. Tenendo conto di tutti questi fattori, è facile che possano verificarsi dei complotti e dei meccanismi truffaldini nei confronti della popolazione mondiale. Ad esempio, anche se la magistratura non fosse influenzata e manipolata da nessun gruppo di potere, ciò che essa stabilisce potrebbe essere scorretto. Il materiale che giunge alla magistratura potrebbe essere alterato, manipolato o creato appositamente per il raggiungimento di determinati scopi. Questa è un'ipotesi possibile, dato che il percorso del materiale che giunge alla magistratura non è immediato, non è istantaneo il passaggio, ma è mediato da molti passaggi. E in qualunque di essi può verificarsi una manomissione o addirittura un loro occultamento. Quindi di cosa parliamo? La ragione è dalla parte dei complottisti in questo caso, ma non di quelli dogmatici che senza neanche analizzare i fatti credono da subito che ogni evento sia falso e che ci sia dietro un complotto, nonostante questo atteggiamento sia giustificabile, sia comprensibile, perché se una persona intelligente si rende conto che migliaia di eventi che sono accaduti nel mondo sono stati distorti nella loro descrizione e ciò a favore di alcuni gruppi di potere e di interessi ben radicati nel nostro sistema, allora è normale avere questa forma di giudizio. Anzi, di pregiudizio. È molto più grave invece non averla. È chiaro che la cosa migliore e più giusta sul piano razionale sarebbe di non avere alcun pregiudizio e analizzare sempre obiettivamente i fatti. Ma tra i due estremi è certamente molto più grave essere anticomplottisti radicali. È chiaro? Penso che non ci si. Non, cioè, allora, è un'altra differenza che ho notato tra i complottisti e gli anticomplottisti, è che di solito gli anticomplottisti sono molto più arroganti, molto più ignoranti in riferimento ai fatti di cui si parla e non hanno una grande capacità logica, non sono molto minuziosi nel ragionamento, anzi, spesso si limitano solo ad affermare dogmaticamente le proprie posizioni, senza riuscire a dimostrare le proprie idee, i propri pensieri, e senza riuscire a confutare quello che dicono i cosiddetti complottisti. Badate bene, io non è che voglia difendere i complottisti. È che mi sono reso conto, da amante della filosofia, e quindi mi interessa il saper ragionare in maniera precisa e rigorosa, che gli anticomplottisti ragionano peggio, anzi a volte non ragionano proprio rispetto ai complottisti. E quindi non critico tanto l'anticomplottismo, ma
l'atteggiamento mentale degli anticomplottisti, che spesso non è assolutamente razionale, nonostante loro credano il contrario.